tempo qui da Cannes. Oggi, secondo giorno della kermesse, alle mie spalle immancabile la vista dal palais, anzi facciamo che ve lo mostro decisamente, decisamente meglio e ve lo faccio vedere così. Insomma, mi trovo sulla terrazza dell'hotel Majestic, dove c'è l'Italian Pavilion. Ero qui perché ho visto una bellissima conferenza fatta dalla RAI, di cui in realtà ve ne parlerò nei prossimi giorni, dove la RAI ha praticamente parlato della sua nuovissima app VR, che ci permetterà di guardare i suoi contenuti, anche contenuti in realtà originali, quindi non solo film e serie TV, ma anche appunto interviste, la vita da red carpet, dai festival, attraverso un'app che appunto permette di fare questa esperienza con il VR. C'è un bel po' di traffico a quest'ora, c'è un bel po' di confusione. Io spero che la live stia andando tutto bene, che mi sentiate, che mi vediate soprattutto. Adesso cerco una posizione tra virgolette comoda per potervi parlare. Insomma, oggi veramente tanto tanto traffico, tanta tanta gente. Se non mi sbaglio, poco fa ci dovrebbe essere stata l'anteprima di un altro film in concorso, che è Les Misérables, anche se credo che il red carpet, quello vero e proprio, si venga fatto stasera, ci sarà in serata. Allora io torno qui, vabbè, vi faccio vedere un bel pezzetto di Croisette. Oggi un sacco di traffico, un sacco di turisti, devo dire la verità. Quanto è bella, da questa vista Cannes è sempre meravigliosa, da questa vista Cannes è sempre bellissima. Adesso magari tolgo dal cosino, non so, forse c'è molto traffico, forse mi sentito un po' trafficata in effetti, volevo in realtà parlare con una vista migliore di questa, ma cammino, io continuo a camminare un attimo così mi adatto, in realtà l'avevo trovata prima. Vabbè, poi mi darete un feedback se mi sentite, se mi vedete. L'importante è che mi sentiate, secondo me. Poi se mi vedete è una roba plus. Allora, secondo giorno di festival. Ciao Cecilia, ciao a te. Qui mi sentite bene? C'è troppo traffico? C'è troppa confusione? Ditemi. In realtà non vorrei stancarmi, cioè non ho che... Nel senso che non vorrei che poi a un certo punto io mi crolli un po' il braccio, non lo so. Ho scelto un po' una position un po' de merda, aspettate, facciamo una roba proprio così, al volo, faccio una cosa super al volo così non ho problemi e siamo tutti super tranquilli. Oh, ecco, beh, con l'ambulanza non so quanto mi sentirete. Oh, perfetto, mi vedete e mi sentite bene, questo direi che è l'importante, così ne possiamo parlare molto bene, perché come vi stavo dicendo, ieri dopo 2 ore di fila, primo giorno stoico, abbiamo visto il film d'apertura, atteso film d'apertura di questo festival, 72esimo festival di Cannes, che appunto è The Dead Don't Die, I morti non muoiono, di Jim Jarmusch. Film estremamente atteso, con super cast: Adam Driver, Tilda Swinton, Bill Murray, Chloe Sevigny, c'era anche Selena Gomez, veramente un cast assurdo, incredibile, di tantissimi nomi, Tom Waits, Iggy Pop, veramente la crème della crème, sia per quanto riguarda il mondo dello spettacolo e del cinema, ma anche per quanto riguarda il mondo della musica. Film molto particolare, già dal trailer ovviamente le aspettative erano super alte, erano altissime. Film che già dal trailer ci è sembrato un po' diverso rispetto al solito registro generalmente adoperato da Jarmusch, ma perché è molto molto grottesco, molto paradossale, un po' comico, sembrava quasi la versione, cioè è sembrata la versione più seria di Zombieland, e tante aspettative, tutto molto bello, tutto molto fantastico. Il film parla di questa cittadina molto piccola, molto calma e molto tranquilla, come dice anche l'insegna, che si ritrova all'improvviso in una vera e propria apocalisse zombie, e a dover cercare di risolvere questa apocalisse zombie sono appunto 3 poliziotti, che sono lo sceriffo interpretato da Bill Murray e poi 2 agenti che sono Adam Driver e Chloe Sevigny.
Il film, però, sarò sincera, insomma, ha deluso un pochino le aspettative, ragazzi. Trovate proprio adesso la mia recensione in cover su Lega Nerd. Parte molto bene, molto brioso, molto divertente e brillante, estremamente grottesco. È un film ovviamente di satira, questo insomma l'avevamo già immaginato. Chi sono gli zombie? Siamo noi gli zombie, è la società attuale totalmente schiava, invece di cercare sangue e cervello, c'è chi cerca caffè, c'è chi viene dominato dai social, ovviamente c'è questo enorme oddio, non mi viene il termine, dirò branco, ma non è branco di zombie con la testa piegata sul cellulare. Lo zombie è l'essere umano, la società ormai del tutto soggiogata dai potenti, dalle varie regole di mercato, dalle mode, dagli stili, da tutto quello che insomma ci circonda oggigiorno. Il film vuole appunto riflettere un po' sotto questo punto di vista, vuole far riflettere in modo ironico e simpatico lo spettatore, però ecco, arriva a un certo punto che sembra quasi che le idee non siano state del tutto sviluppate, o meglio che non si aveva poi così tanta voglia di sviluppare davvero queste idee in cantiere. C'è proprio una sceneggiatura molto molto approssimativa, la regia di un Jarmusch che ci è sembrato quasi svogliato, che non avesse voglia di arrivare fino in fondo, e attori che in effetti a un certo punto sembrano non capire cosa debbano fare davvero, cioè la storia proprio non si capisce, non si comprende dove voglia andare a parare, fin dove voglia arrivare. Sicuramente parliamo di un film, un grande omaggio al cinema di Giorgio Romero, agli zombie, agli zombie movie, però ecco, sotto una chiave più paradossale, sotto una chiave più fantastica, grottesca, estremamente satiro, c'è tanta tanta satira, però al tempo stesso no, non si quaglia mai veramente qualcosa, tutto fumo e niente arrosto, non si arriva mai davvero a un punto vero e proprio, e questa è una cosa che ci ha veramente un po' sorpreso da Jarmusch, perché non è nel suo stile fare film di questo genere, film che appunto non riusciti, film un po' a metà, che non sanno comunicare fino in fondo, film un po' morti, un po' smorto appunto, morti che non ci credono davvero. È una cosa che ci ha fatto un pochino riflettere. In effetti uno se lo poteva quasi aspettare, sarò sincera, probabilmente ci siamo caricati moltissimo, ci aspettavamo un film completamente diverso, ma perché probabilmente non era proprio questo il regista giusto per questo film. Io amo moltissimo Jarmusch, credo che uno dei suoi ultimi film, Solo gli amanti sopravvivono, nel 2013, sia uno dei film più belli che abbiamo nel cinema contemporaneo e moderno degli ultimi insomma 30-40 anni. Parliamo qui di un Jarmusch completamente differente, un Jarmusch un po' addormentato, un po' smorto, se così si vuol definire, si vuol chiamare. È proprio un po' un cinema diverso che non ti aspetti da questo tipo di autore, che magari sì, qualcosa avrà fatto di più ironico e divertente, ma appunto proprio su questa linea, proprio su questo mood un po' troppo da parodia, veramente troppo troppo da parodia, sembra essere quasi un cult, un film destinato a essere cult, ma che non sarà mai veramente un cult, perché appunto non ci crede fino in fondo, non ha le carte in regola per poter essere un cult. Un film che anche usa un po' di escamotage, come per esempio riferimenti autoreferenziali, metacinematografici, che per carità fanno molto sorridere, ovviamente si ride anche sulle carriere degli attori, insomma Adam Driver comunque è legato a un personaggio molto iconico, lo stesso Bill Murray, si cerca un po' di sorridere su questi, però appunto oltre a questo tipo di battute, questo tipo di trovate, non si arriva mai veramente fino in fondo. Anche Tilda Swinton, che come vediamo nel trailer sembra un po' una sottospecie di Uma Thurman becchina, molto simpatica, divertente, estremamente particolare, che parla in scozzese, quindi ha questo accento molto marcato, ma anche lì il suo personaggio si perde strada facendo, arrivando poi a un finale mi ha un po' infastidito, un finale molto molto deludente, più che deludente lo definirei sconclusionato, perché è un finale che non porta da nessuna parte. Per carità, il film vuole anche
trasmetterci la metafora che per non diventare zombie, per non diventare dei morti viventi, quindi per non essere delle pecore di un unico gregge, l'unica vera soluzione per la nostra società è quella di allontanarsi dalla società vera e propria, e questo viene rappresentato appunto con un personaggio, quello interpretato poi da Tom Waits, che è quasi un guardone, un eremita che si isola lì ai confini della città all'interno del bosco e osserva dall'inizio alla fine come tutti quanti vengano tra l'altro disintegrati dai loro stessi vizi, appunto dai loro stessi peccati, rappresentati poi anche in forma di zombie. Tutto questo è molto banale, però, nel senso che, per carità, parliamo di tematiche abbastanza importanti, anche se affrontate, però la chiave di lettura, per quanto possa essere ironica, è molto facile arrivarci, oserei dire forse fin troppo facile, proprio perché abbiamo una sceneggiatura veramente fin troppo approssimativa, cosa che appunto da uno come Jarmusch non mi sarei molto aspettata. Molto divertenti gli zombie, che sono zombie molto che non fanno paura, è ovvio che non vuole essere un film che faccia paura, gli zombie sono estremamente posticci, ma quello secondo me è da interpretare come un omaggio, perché anche gli zombie dello stesso Romero, La notte dei morti viventi, non erano gli zombie che adesso vediamo adesso, non so, gli zombie ai quali siamo abituati, molto più sfilacciati, brutti, orrendi, putrefatti, sono un po' degli zombie un po' diversi, appunto make-up veramente fatto con due lire. Quello penso che sia una cosa decisamente molto più voluta da un punto di vista estetico. Appunto, il film si regge su una bella struttura, è anche interessante il fatto che siano stati coinvolti attori molto giovani e anche che appartengono a una cultura pop delle nuove generazioni, come per esempio Selena Gomez, oppure come si chiama il ragazzo Ash Butler, una roba del genere, il ragazzo biondo di Shannara Chronicle, per dire, no, insomma, modelli che molto amati adesso dei ragazzini, che infatti vengono anche un po' presi in giro, sono ragazzini hipster della città, però sono tutti accenni, ecco, non c'è mai uno sviluppo completo di quello che potrebbe essere veramente la struttura e la caratterizzazione dei personaggi, che per quanto possa essere voluto, però a lungo andare crolla, si sfilaccia del tutto. Anzi, ho trovato persone, a me tra l'altro non è del tutto dispiaciuto come film, ho trovato persone profondamente deluse, perché in effetti ci si aspettava un film molto più scoppiettante, molto più brillante, considerando che poi parliamo, e questo è molto importante ragazzi, parliamo comunque dell'apertura di un festival, qualcosa in più ce lo si aspetta sempre, qualcosa che debba assolutamente lasciare il segno. Cannes lo ha molto amato comunque, ma non è assolutamente un film da Palma d'Oro, questo è poco, ma sicuro. Ma no, dai, Jarmusch è così. Insomma, Jarmusch, perché si ama, però lo si ama proprio perché non va a parare. Ma guarda, sono distorto, non sono del tutto d'accordo con te. Jarmusch non è così, non so quali film di Jarmusch tu abbia visto, però negli ultimi anni Jarmusch ha fatto un cinema un po' diverso. Ora lo andrei a vedere questo film quando uscirà a giugno, se non mi sbaglio. Non è proprio Jarmusch, ti rendi conto? Sicuramente se c'è lo zampino di Jarmusch, come dice Manu, questo è molto vero, è più una roba goliardica tra amici, che per carità ha estremamente senso, però ritrovarmela a un festival, mi aspetto qualcosa di un pochino di più. Il fatto che possa essere un gioco goliardico, appunto una roba del genere fatta tra amici stimati, voglio dire, Bill Murray, uno degli attori che più ha lavorato con Jarmusch, Adam Driver ha lavorato anche in Patterson, la stessa Tilda Swinton, solo gli amanti sopravvivono, e via discorrendo. Però ecco, oltre alla goliardia, se me lo presenti a un festival, se è proprio un prodotto confezionato a 360 gradi, qualcosa in più me lo aspetto, soprattutto appunto dopo gli ultimi film visti suoi, e parliamo tra l'altro non unicamente di un regista. Jarmusch è un vero e proprio artista, perché parliamo di uno sceneggiatore, di un autore, di un compositore,
compositore, le musiche meravigliose di Solo gli amanti sopravvivono continuano a essere una delle mie preferite colonne sonore di sempre. Anche qui c'è in effetti una canzone che ritorna sempre e che poi presta tra l'altro proprio il titolo al film, che sembra essere un po' il fil rouge di tutto quanto. Si ragiona poi anche un po' per stereotipi, per prese in giro, il ragazzo nerd che viene chiamato Frodo o Bilbo Baggins, che è appassionato di zombie, ha questa bottega piena di action figure e cose nerd varie. C'è Steve Buscemi che fa il classico uomo bianco razzista, che dissimula di essere razzista ma in realtà un grande razzista, con il cappellino rosso che recita "rendiamo l'America bianca di nuovo". E poi insomma è molto curioso, ovviamente è molto particolare come va a parare, come si svilupperà poi anche il suo rapporto con i morti viventi. Cioè, ci sono delle trovate molto molto belle, molto particolari. È un film sicuramente pensato, ma che a un certo punto viene un po' lasciato andare. Il finale è molto molto sconclusionato, ragazzi. Sicuramente il finale vuole comunicarti che non c'è via di scampo per l'essere umano se non questo o quest'altro, però un po' cose dell'altro mondo, no? Andare in un'altra dimensione per potersi redimersi, per potersi salvare, però ecco appunto non è tagliente, non è affilato come dovrebbe, come potrebbe essere. Non sono i vampiri di Solo gli amanti sopravvivono, questi zombie. Sono tutt'altro, che per carità il messaggio passa, però il film è facilmente dimenticabile. Non sto scherzando, il film l'ho visto ieri, oggi ho scritto la recensione, ho quasi avuto difficoltà a scrivere la recensione perché mi mancavano, avevo già dimenticato dei passaggi, rendetevi conto, avevo già dimenticato alcuni elementi del film. Credo che questo sia gravissimo per un film visto tra l'altro pochissimo tempo prima ed ero molto molto fresca, insomma il festival è appena iniziato, insomma la speranza è per i futuri film che vedremo in questi giorni, però non me l'aspettavo da Jarmusch, mi aspettavo qualcosa di più, ecco. Beh, il trailer che ha caricato a bomba da subito per poi rivelarsi, mi pare di capire, una sorta di micetta. Sì, esatto, il trailer promette molto di più. Cioè, mi aspettavo anche un film dal ritmo molto, molto, molto più veloce, molto, molto più dinamico, come appunto ci mostra nel trailer. E invece è un po' un film che ruota su se stesso, gira su se stesso, non si capisce mai fin dove vuole arrivare, dove vuole veramente andare a parare. Anche loro sono o sovraccaricati o troppo sottotono. Vabbè, Bill Murray ha un po' una certa età. Ieri ho visto la cerimonia di apertura, che è durata un'oretta, e c'era, quando è stato ripreso Bill Murray, si era addormentato mentre c'era tutta la parte di cerimonia. La cerimonia è stata molto molto bella, tra l'altro con un omaggio dedicato a Agnes Varda, è stato veramente veramente bellissima, molto toccante, un po' lunga, soprattutto perché in realtà nella cerimonia ogni persona che partecipa parla con la lingua della propria nazionalità, però non c'è una traduzione simultanea, quindi insomma chi parlava in francese, chi parlava in spagnolo, poi finalmente qualcuno parlava in inglese, però ecco è stato un po' arduo da seguire fino in fondo. Poi c'è stata la classica carrellata di tutti i giurati, di tutti i film presenti in concorso. Rosico ancora per qualche film che mi perderò e che difficilmente riuscirò poi a recuperare, però vabbè, insomma capita, succede anche questo. E speriamo tra l'altro di non... queste file, insomma le file si sono dimostrate particolarmente lunghe. Ieri dopo 2 ore di fila, un po' di paura, ed ero una delle prime della mia fila blu, ho quasi paura di non entrare, questo mi spaventa moltissimo per Tarantino, però c'era da dire che era il primo film, unico film di tutta la giornata di ieri, era abbastanza legittimo. Stona magari il fatto che sia in concorso, in realtà stona magari il fatto che sia proprio presentato all'interno del festival. Posso capire una proiezione speciale, neanche il fuori concorso, un'apertura di un concorso, di un festival come Cannes. Debole, debole, molto debole, debole.
Buongiorno a te Ale, no, ho perso la chat, eccola, ma sì, non avendolo visto non posso dire, comunque ho visto Coffee and Cigarettes, Broken Flowers, gli amanti, tutto ancora non la, gli amanti non l'hai visto tutto, non hai visto tutto il cinema di Jarmusch. Comunque vedi, anche Coffee and Cigarettes è un film molto ironico, molto particolare, però è decisamente più sottile. Qua invece a un certo punto è un po' una baracconata, no? È un po' più... appunto il corto fra amici, sembra più un corto fra amici, una giornata passata tra gli amici a fare cose, a girare film. Sai com'è andata con Carpenter? Ti segnalo una sua intervista a Collider. Allora, dovrebbe essere andata molto bene, non sono riuscita a seguirlo, spero però comunque di riportarvi qualcosa in base a quella che sento. Non avrei fatto in tempo con la fila perché dovevo chiudere, appunto, purtroppo quando si va ai festival non è che potete fare un overdose di film e conferenze e cose di questo genere e poi ritrovarvi con mille pezzi da scrivere o interviste da sbobinare. Purtroppo dopo un tot di film visti dovete assolutamente scrivere. Io avevo appunto conferenza di apertura, non ho ancora trascritto la conferenza di Jarmusch, film di Jarmusch, devo finire anche gli Angry Birds, avevo delle serie difficoltà a perdere, perché poi è perdere un'ora, due ore di fila, per quanto poi mi si sia stretto il cuore, per l'incontro con Carpenter era veramente difficile. Purtroppo non ce l'ho fatta, ma confido nel fatto di poterlo incontrare probabilmente in questi giorni, vedremo, insomma, nel caso poi vi aggiornerò. Purtroppo Gli amanti non l'ho ancora visto, sono distorto, assolutamente recuperalo perché credo che sia uno dei suoi film più belli in assoluto. E nulla, in realtà probabilmente stasera vedrò ancora qualcos'altro, domani dovrei vedere in anteprima, anche se non so se ve ne potrò subito parlare, un cortometraggio molto particolare diretto da Guadagnino. Poi domani in realtà sono molto impegnata su cose più femminili, vediamo che altro si recupera nel corso della giornata. Poi ve lo dico, il 17 iniziano delle giornatone piene di film, Almodovar, Ken Loach, Rocketman, cioè il 17 ci facciamo una live, non so quando riusciremo a fare la live, mi sa che la dividerò, farò una prima live e poi il resto dei film ve lo racconto il giorno dopo, perché se no ho qualche difficoltà. Comunque sarà veramente incredibile. Qualcosa della Kenzen? No, la Kenzen non riesco a vedere nulla, eccezione fatta per Eggers. Non riesco, purtroppo, Semen, Kenzen, a meno che non ci sia qualcosa che mi interessi davvero, non riesco a vedere nulla. L'anno scorso ho visto un paio di cose che volevo, quest'anno vedrò sicuramente Eggers, Lighthouse, che lo voglio vedere assolutamente. Mi è dispiaciuto non poter avere interviste, purtroppo non si sa ancora quando uscirà in Italia, se uscirà, non ha distribuzione e quindi proprio per questo motivo non sono state previste interviste internazionali. Un vero e proprio peccato, però confido moltissimo in questo film e spero assolutamente di vederlo, anche se ha degli orari un po' folli, insomma nei prossimi giorni ci stiamo un po' riscaldando. E rispetto agli altri anni, devo dire la verità, è un festival che sta partendo un po' piano, un po' col freno. Generalmente l'arrestata ce l'hanno sempre gli ultimi giorni, invece quest'anno il festival inizia per davvero dal terzo giorno e questa cosa un po' mi disturba, visto che quest'anno vado via due giorni prima, perdendomi un paio di film che volevo molto vedere, tra cui il nuovo film con Gaspar Ulliel, La mia sofferenza personale femminile devastante, quest'uomo non riesco mai a beccarlo, però vabbè, se non quando gli vado a sbattere in faccia quando faccio le live. E nulla giovani, io direi che da questo secondo giorno qui da Cannes è tutto. Vi ricordo, seguiteci mi raccomando sul nostro hub leganerd.com/Cannes72 per restare aggiornati con tutte le nostre news, articoli ed eventuali interviste. Noi ci vedremo quasi sicuramente domani con un nuovo Daily Recap, con un nuovo Recap Live qui su Twitch. Vi auguro una buona giornata, una buona serata, ci vediamo insomma prestissimo, grazie per essere stati con me. E ciao!